Tra poco a Chiave di Lettura parleremo di teatro con un rappresentante d'eccezione, dottor Mario Lubino, attore e presidente della compagnia Teatro Sassari. A tra poco. Benvenuti e ben trovati a Chiave di Lettura, il nostro programma interamente dedicato alla cultura. Oggi si parla di teatro. Lo farò in compagnia di un rappresentante d'eccezione, il dottor Mario Lubino, attore e presidente della compagnia Teatro Sassari, che da ben 35 anni promuove e diffonde la cultura. Con lui capiremo le opere e tutte le produzioni teatrali. Benvenuto Mario. Grazie. La compagnia Teatro Sassari viene fondata nel 1977, 76. 76, ad opera di un gruppo di attori allora dilettanti quali Nino Costa, Mario e Gaetano Lubino, Teresa Sol e tanti altri, che all'epoca erano guidati dal commediografo Giovanni Enna, e si proposero al regista Giampiero Cubeddu di dirigere un progetto di teatro tutto in lingua sassarese. E quindi nacque la compagnia Teatro Sassari e tutto ebbe inizio da un laboratorio teatrale. Mario, come è cominciata la tua avventura come attore nella compagnia? Allora, la genesi della compagnia nacque così, con Giampiero, che già dirigeva allora il laboratorio teatrale aperto, che aprì il teatro civico per la prima volta nel 1975, aprendo questo spazio teatrale a tutta la città, perché prima il teatro civico veniva usato semplicemente per fare i saggi dei laboratori. Però nacque da una trasmissione che si intitolava Giochiamo a fare teatro. Io fui chiamato da Giampiero, in quanto lui chiaramente ci conoscevamo perché ci frequentavamo, frequentando appunto io il laboratorio, e lui, sapendo che io parlavo bene la lingua sassarese, io parlo di lingua, non mai di dialetto perché mi sembra riduttivo, comunque mi disse: ascolta, io ho intenzione di fare un classico della commedia sassarese, diciamo del teatro in Sardegna, perché Faina Turritana fu scritta esattamente nel 1917 da Battista Daucannas, e l'altro, diciamo, controaltare fu scritto a Cagliari, che fu Zio Paddori, E appunto, appunto questo. che scrisse Melis. Ora, Faina Turritana è quella che ha influenzato in realtà tutta la produzione post teatrale, anche fino agli anni 60, fino agli anni 70. Tutti coloro i quali hanno scritto qualche commedia si sono comunque ispirati a questo classico. Noi lo facemmo alla radio, e lì appunto io già lo conoscevo, incontrai Nino Costa, incontrai anche altre persone che non avevano recitato Faina Turritana 30-40 anni prima, perché c'è da dire che Faina Turritana veniva comunque sempre recitata dagli universitari durante la festa delle matricole. Per cui ci incontrammo con Uzzano, con il professor Milia, e lì appunto nacque questa idea di fare alla radio Faina Turritana. Venne registrata la radio, ecco, in quel frangente c'è da dire che Giampiero mi disse anche: ma noi che conosci anche qualche ragazza, perché abbiamo bisogno di una ragazza giovane che parli sassarese. Io stavo già con l'attuale mia moglie, e quindi coinvolsi anche Alessandra Spiga, che recitò infatti nella parte di Giovannica, che è uno dei personaggi. Io facevo
Franzichino, insomma, il giovane barbiere, e mia moglie faceva la fidanzata. La fidanzata, naturalmente, sta amore contrastato dal padre, e magari accettato in maniera passiva la madre, perché allora il pater familias era quello che decideva. Comunque, a parte questo inciso, voglio dire che Fra Intruitano ebbe un successo assolutamente clamoroso. Perché? Perché la RAI, che allora era diretta da Sergio Calvi, venne investita da migliaia di telefonate che chiedevano che questa trasmissione, questa puntata, che era Giochiamo a fare il teatro, con questa commedia sassese, venisse continuamente Riproposta. riproposta. Da qui nacque l'idea con Giampiero e Nino Costa, perché io mi ricordo proprio quando scendemmo dagli studi della RAI, che allora si trovava in via Roma, passeggiando proprio per via Roma, Giampiero dice: ma perché a questo punto, visto che c'è questo interesse che nessuno si aspettava, perché non formiamo una compagnia? A quel punto lì, chiaramente, allora ci muovemmo, io A cercare. avendo come cognato Giovanni Enna, che era un commediografo, ma che soprattutto era stato uno degli animatori, soprattutto negli anni 50. Allora chiaramente non si recitava per tutta la città, si recitava nelle filodrammatiche parrocchiali. Comunque, insomma, Giovanni era un uomo di grande carisma, un uomo di teatro che aveva avuto per allora un successo anche cittadino, perché uscì dalle sale parrocchiali per recitare allora al Salon Pio X, che diciamo che era un punto d'arrivo. Poi tuo E fratello poi Gaetano, mio vogliamo fratello Gaetano, ricordare? che appunto era stato anche lui, aveva recitato con Giovanni, e coinvolgemmo anche uno degli attori di Giovanni Enna, una delle colonne dell'allora compagnia di Giovanni Enna, che era Italo De Lobo. Da qui nacque allora, diciamo così, il nucleo della compagnia Teatro Sassari, che fu composto in quel frangente. Vennero chiamate per esempio Danino Costa, Pierfranco Olivieri, che adesso non recita più, un vero peccato perché era un grande talento, Teresa Solo, che invece continua a recitare, continua a essere una delle nostre attrici, una delle fondatrici della compagnia Teatro Sassari, e da lì nacque appunto la compagnia. Si decise di mettere in scena, in quel frangente lì, due atti unici di Giovanni Enna, che furono Zio Luigino e Tempi Nuovi, e poi Venzi Due alla Tromballa, Che poi è un classico è un riprodotto negli anni, fa sempre che poi il divenne suo. un classico, che dice, ebbe un successo clamoroso, perché allora il civico, che conteneva 400 posti, noi facemmo 16 esauriti, con gente che si azzuffava per entrare. Insomma, fu un successo clamoroso. Questo tipo di teatro, che veramente era la novità del momento, perché ogni nostro spettacolo divenne un evento, e da lì nacque la nostra avventura. Questa nostra avventura, che poi è continuata, insomma, E che questo dura da è 35 che anni, dura tra da l'altro. 35 anni. Mario Lubino ci ha portato parecchie testimonianze, fotografie dall'origine della fondazione della compagnia. E una fotografia in particolare che mi colpisce è questa, Miseria e Nobiltà. Due parole su Miseria e Nobiltà? Allora, quando la compagnia nacque, naturalmente noi ci ponemmo degli obiettivi ambiziosi. Uno di questi obiettivi era non solo il recupero della tradizione, ma era anche quello di un confronto con drammaturgie più articolate, più complesse, e quindi andare anche a pescare su altri tipi di drammaturgie, su altri tipi di modo di far teatro, prendendolo anche da varie regioni o da vari paesi. Perché, ripeto, con Giampiero noi pon ci ponemmo questo tipo di obiettivo: il primo era il recupero della tradizione, il secondo la ricerca, l'altro filone era appunto quello di questo confronto. Quindi Miseria nella mobilità rappresentava questo tipo di confronto, cioè questo tipo di confronto fra il nostro modo di fare teatro e una drammaturgia indubbiamente molto più complessa, Complessa. ma al contempo anche molto più stabilizzata, molto più conosciuta. Ecco perché Miseria e Nobiltà è stata scritta da uno dei grandi uomini di teatro della storia del Novecento, appunto Edoardo Scarpetta, padre di Edoardo De Filippo, di Peppino De Filippo, di Tina De Filippo, per citarne alcuni, padre anche di Roberto Murolo, Tra l'altro. tra l'altro, padre di Mario Scarpetta, padre di Vincenzo Scarpetta. Quindi, diciamo, una dinastia di grandi attori, di grandi artisti. E quindi noi, appunto, in quel momento decidemmo di fare questo salto. Giampiero decise, Misurandovi ci poi. dice: beh, misuriamoci con una
teatralità un po' più complessa, un po' più articolata, e allora venne a lui l'idea di realizzare appunto Miseria e Nobiltà. Miseria e Nobiltà fu un successo straordinario, clamoroso. Devo dire che su Miseria e Nobiltà avemmo anche dei riconoscimenti straordinari, perché alcuni dicevano che, per esempio, la nostra Miseria e Nobiltà era più comica di quella del film celeberrimo di Che è stato Totò, Miseria e prodotto. Nobiltà, per dire, cioè, arrivammo anche a queste iperboli, che naturalmente non è che ci montavamo la testa, niente a che vedere con Totò, che rimane quello che è, cioè uno Assolutamente. degli attori, degli artisti più grandi In del mondo assoluto, in certo. assoluto, per carità. Però effettivamente la gente si sentiva molto, molto coinvolta in Coinvolta. questo tipo di operazioni, cioè addirittura diceva: ma insomma, questa Miseria e Nobiltà sembra nata a Sassari, non sembra neanche nata a Napoli. La traduzione, devo dire, fu fatta molto bene, la curò Pierfranca Olivieri, una delle nostre attrici, e comunque Miseria e Nobiltà ebbe il successo che ebbe, Fu un bel naturalmente. Un successo. grande successo, la portammo dappertutto, venne poi registrata anche a Cagliari, con grande successo, perché Virolina ce la commissionò, e so da parte di alcuni registi che hanno lavorato con Virolina che, per esempio, Miseria e Nobiltà è stata una delle commedie più rappresentate e più richieste in televisione. Questo è vero. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito dopo la pubblicità. A presto.